Il riciclaggio malavitoso risulta ancora in forte crescita in Emilia-Romagna. Una pandemia, scrive Franco Zavatti del coordinamento legalità della CGIL, che ancora non ha un vaccino efficace. Zavatti si riferisce ai dati del report antiriciclaggio riferiti al primo semestre 2021, che vedono la nostra regione al terzo posto sul podio nero del numero di segnalazioni effettuate appunto nei primi sei mesi del 2021 e al secondo posto per percentuale di crescita del riciclaggio rispetto a un anno fa. L'Emilia Romagna è dietro solo a Piemonte e davanti a Sicilia e Lombardia. Modena registra un più 25% di segnalazioni fra quelle partite nella nostra regione ed è anche quella in classifica con percentuale più alta di bonifici finanziari verso l'estero a fiscalità privilegiata.